Siamo già stati qui. Lo vedo dalle persiane accostate e le soglie graffiate del ferro sporgente. Siamo già stati qui. Lo vedo dalle strade polverose e stanche, dalla luce esausta dei lampioni rotti. Siamo già stati qui. Perché le voci si sentono ancora. Ripetono nomi confusi e stranieri. Siamo già stati qui, nelle case dove tutto avviene in silenzio e i campi non mandano alcun odore. Siamo già stati qui, dove i corpi sono stati traditi dai tempi delle incertezze e delle paure. Siamo già stati qui, riconosco la foto sui muri, il passaggio dei camion che rompono la notte e la vernice per colorare i muri sporchi. Prima di partire, siamo già stati qui, come gracili fili d'erba che rinascono ostinati sotto il manto della strada. Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue. Tutti quanti fuggimmo, tutti quanti gettammo l'arma e il nome. Una donna ci guardava fuggire. Uno solo di noi si fermò a pugno chiuso, vide il cielo vuoto, chinò il capo e morì sotto il muro, tacendo. Ora è un cencio di sangue e il suo nome. Una donna ci aspetta alle colline. Cesare Pavese. Su quella macchina, in mezzo ai due fascisti che mi stavano portando in prigione, ero terrorizzata. Era la sera del 5 gennaio 1945. Casa mia era stata circondata dalle brigate nere arrivate su due camion. Avevano bussato con una violenza che faceva paura. Abita qui, Bruna? Bruna ero io, o meglio, io sono Ivan, anche se tutti mi hanno sempre chiamato Yvonne. Bruna era il mio nome di battaglia. Mi sono alzata in piedi e ho detto, sono io. Ma va, sei solo una ragazzina. Dai, dove sta Bruna? Fatecela vedere. Ma sono io, Bruna. Non avevo neanche 17 anni e facevo la staffetta da due. Mi aveva arruolato il compagno Payan, perché la mia famiglia, anche se eravamo solo poveri braccianti, si era data da fare nell'aiutare i soldati allo sbando dopo l'8 settembre. Se devo pensare a perché l'ho fatto, perché ho fatto la partigiana? Penso a questi ragazzi che venivano attaccati ai pali o agli alberi con un cartello che diceva Achtung, banditi. Invece erano solo dei disperati che volevano tornarsene a casa. Avevo meno di 15 anni, perciò mi parve naturale chiedere il permesso a mia madre. Yvonne, ti rendi conto che se ti prendono, ti uccidono? Furono le sue uniche parole. Pensaci bene, perché se ti dovesse capitare, non devi assolutamente parlare. Mi assegnarono 10 comuni della bassa bolognese, da San Giovanni in Persiceto a Casalecchio, Pieve di Cento, Argelato, Funo. Paesi che io dovevo visitare per portare le notizie e informare i ragazzi che erano stati reclutati, nascosti nei fienili di contadini. La parola d'ordine era sabotare il più possibile le truppe tedesche, con l'obiettivo di ritardare la loro marcia verso Monte Cassino. Avevamo dei fabbri che ci procuravano chiodi a tre punte da seminare sul terreno per bucare i copertoni delle camionette tedesche. Io e alcune compagne li spargevamo sulle strade, cambiando anche la direzione della segnaletica. Così, quando arrivavano i tedeschi, non capivano più nulla e dovevano fermarsi. Consegnavo ordini, volantini, non ci bastava. Era la stagione della trebbiatura del grano e i tedeschi sequestravano i sacchi destinati al consorzio agrario.
giocavamo d'anticipo, facevamo saltare le trebbiatrici e impedivamo che il grano venisse lavorato. Non ci fermavamo mai, facevamo saltare i binari delle ferrovie, volevamo creare il disastro. Poi, probabilmente, io e i miei compagni commettemmo un errore. Mi avevano dato una bici nera, nuova di zecca, troppo nuova per essere la bici della figlia di un contadino. Si muove assai, fu il sospetto dei fascisti. Quando gli amici mi avvertirono che se fossi rimasta a casa avrei rischiato, dovetti decidere. E decisi di non scappare perché mi sembrava che sarei venuta meno al mio impegno di non cedere ai fascisti e ai tedeschi. Ma soprattutto, che avrei messo in pericolo le famiglie che abitavano nella mia stessa casa. Così mi ritrovai su quella macchina. Mi portarono a Bologna, nella caserma Mangarotti, quella della Brigata Nera. Ricordo il fumo, gli uomini ubriachi, il pagliericcio su cui ho dormito con le altre ragazze arrestate. Dopo 6 giorni, arrestarono anche mia madre, non parlò neppure lei. «Cosa faceva vostra figlia?» la interrogarono. «E che ne so io, le ragazze di oggi fanno quel che vogliono, andava a spasso. Andava con qualcuno per farsi pagare. Mentì e fu libera. Io, invece, fui portata alle carceri di San Giovanni in Monte, a Bologna. La vita diventò terribile. Ero bambina e dividevo l'aria con le prostitute e con le ladre. Ero assediata dai pidocchi. Non avevamo un bagno, ma solo un bugliolo, un vecchio secchio per la pipì. Il tenente Alberti era una canaglia, mi picchiava su tutto il corpo, non con un bastone, ma con una cosa attorcigliata, di cui non ricordo neanche il nome. Mi dava schiaffi, pugni, sputi, pedate. Nel carcere le giornate erano scandite dalle urla dei partigiani torturati. Uno lo conoscevo e lui conosceva me. Si chiamava Corticelli. Ci misero uno davanti all'altro. Picchiavano me, picchiavano lui, sperando che uno di due cedesse. Non lo facemmo. Un altro compagno, invece, lo misero con le gambe dentro una vasca d'acqua mentre accendevano la corrente elettrica. Ogni tanto venivano i tedeschi per prendere noi ragazze e portarci a fare le pulizie nella loro caserma. Un giorno, arrivando, vedemmo un mucchio di stracci. Era insolito, ma non erano stracci. Erano giacche di partigiani uccisi, sporche di sangue e con i buchi sulla schiena. Uscivo dal carcere quando i fascisti, i tedeschi, mi venivano a prendere per andare nei paesi a fare rastrellamenti, a cercare disertori. Mi tenevano con loro perché io riconoscesse qualcuno o qualcuno facesse la spia su di me. Ma io, zitta, muta, e per fortuna, nessuno mi denunciò. Intanto mia madre non sapeva dove fossi finita. Mi cercava ovunque, da dove abitavamo, una frazione di Castelmaggiore che si chiama Trebbo di Reno, a Portalame, dove c'era la capolinea del tram. C'erano 6-7 chilometri che mia mamma faceva a piedi, usando le scarpe di mio padre. Il tram non lo prendeva comunque perché non aveva soldi e temeva di essere scoperta. Seguiva però a piedi le rotaie. Arrivava a Bologna e mi cercava dappertutto, al cimitero, negli ospedali, e non mi trovava da nessuna parte. Qualcuno le suggerì, ma signora, è andata alle carceri. Le venne alle carceri di San Giovanni in Monte e le suore le dissero, la sua ragazza è qui con noi. Se è capace di stare brava e zitta, gliela facciamo vedere. Ci salutammo da lontano. Fu grandioso, il mio speciale momento e di felicità. Intanto il fronte avanzava e i tedeschi arretravano. A liberare Bologna furono i polacchi ed è una cosa bella. Di quella sera ricordo il silenzio. All'improvviso non si sentirono più aerei, carri armati, baccani. Da San Giovanni fummo mandati in un posto dove erano radunati gli sfollati di tutta Bologna. Tornai a cercare i vecchi compagni rimasti in prigione. Incontrai le suore, mi dissero, Yvonne, dove vai? Scappa, scappa, qui non c'è nessuno. Oggi in quel palazzo c'è l'università.
ma la sensazione è sempre uguale. Ogni volta che ci passo davanti, le porte di ferro e le finestrelle mi riportano in cella. Corsi incontro ai polacchi, che mi dettero un grosso fucile e marciai con loro fino a Piazza Maggiore, dove la gente era tutta in festa. Stetti con loro per 2 giorni, poi mi riportarono a casa. Trovai tutti fuori ad aspettarmi. Arriva Livonne, arriva Livonne! Il mio orgoglio più grande è stato quello di essere riuscito a non parlare. Mi diedero la medaglia al valore militare e ne sono ancora molto fiera. In carcere avevo preso la TBC, quindi dopo la guerra finì in sanatorio e una volta guarita iniziai la mia vita di operaia. Della mia storia di partigiana però non parlavo mai. Non lo feci per 20 anni. Parla, parla, mi dicevano le colleghe della fabbrica, che mi costrinsero a rallentare il ritmo della produzione perché nessuno doveva rimanere indietro, e mi insegnarono che anche questa è solidarietà. Yvonne, non puoi rimanere in silenzio tutta la vita, mi ripetevano i compagni quando arrivai in Parlamento. Sì, proprio io, alla Camera dei Deputati. E così mi convinsi che era importante testimoniare, perché il sogno era grande, ma la realizzazione è stata molto, molto più complicata. Lo avrai, camerata Kesselring. Lo avrai, camerata Kesselring, il movimento che pretende da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per 2 inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto, giurato fra uomini liberi, che volontari s'adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al movimento che si chiama, ora e sempre, Resistenza. Pietro Palamandrei.